Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Moonsport 07. Siamo qui con le pagelle di Fiorentina Juventus 1-1, partita che ha visto la Juventus continuare il suo trend in trasferta, un trend veramente di merda ragazzi, che più di merda non si può. Pirlo praticamente vuole battere tutti i record negativi degli ultimi 15 anni della Juventus. Praticamente quest'anno, a quanto ho capito, possiamo finire matematicamente anche ottavi. Quindi insomma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo col video prima che partano le bestemmie invece di partire il video. Vamo. Sei per Wojciech Szczęsny. Ha fatto delle belle parate, ha fatto anche qualche cappellata. In realtà, però, comunque si alternano con delle belle parate. Quindi il 6 se lo porta comunque a casa. Ogni tanto mi fa tremare, non ha più quella sicurezza che mi trasmetteva l'anno scorso. Per questo credo sia il momento giusto per cambiarlo con Donnarumma. Anche se i soldi, i money non ci sono. E se non ce li ha il Milan, che nell'asta di riparazione, nel mercato di riparazione, ha fatto tre acquisti in più di noi. Da top club, peraltro, io mi preoccupo molto che a noi ci siano, soprattutto se non andiamo in Champions, ragazzi. Per quanto riguarda la difesa, comunque, non è che abbiamo grossi problemi. Cioè, alla fine la Fiorentina ha giocato in 11 dietro la palla e quando si è resa pericolosa, comunque, i nostri difensori sono risultati pressoché ottimi. Forse in difesa c'è da dire che siamo numericamente contati, però per il resto, ragazzi, non mi pare di avere una brutta difesa. Per quanto riguarda De Ligt, fa sportellate tutto il tempo con Vlahovic. Alla fine, un buon 6 se lo porta a casa, anche se ha speso un'ammonizione che poteva anche non spendere. Diciamo così, migliore in difesa di ieri è stato Chiellini. Bene, meglio se si sta fermo quando dobbiamo impostare, perché già abbiamo una manovra precaria. Se poi dobbiamo regalare il pallone agli avversari con lui che imposta, siamo messi male. Però per il resto, perfetto nelle marcature, perfetto nelle scivolate. Sicuramente calato rispetto a 2 anni fa, quando è stato il suo ultimo anno migliore. È calato tanto, però se per me deve rimanere 30 partite all'anno in queste condizioni te le fa, anche 25 per me vanno bene, quindi perfetto, capitan Chiellini. 6 per Bonucci, Bonucci che sinceramente meriterebbe un 5,5 per quanto fatto vedere in difesa, ragazzi, perché ogni tanto si perde l'uomo, quelle solite cagate difensive che fa. Però ragazzi, è l'unico che ha il coraggio di impostare, ce l'ha anche il Pier Ducato, però è l'unico che ha il coraggio, perché anche Bentancur ha il piede, però Bentancur non ha il coraggio. Quindi insomma, alla fine una sufficienza a casa se la porta, perché qualche lancio gli viene, qualcuno no, però almeno ha il coraggio di provare l'idea. Per me questo vale mezzo voto in più. Bene anche Alexandro, ottimo in fase difensiva, purtroppo in fase offensiva l'abbiamo rimesso esterno, ma non spinge neanche l'Alexandro dei tempi d'oro quando giocava così e giocava praticamente così nel 3-5-2. Ma praticamente ragazzi è un Alexandro che proprio non vuole spingere, non vuole essere propenso alla fase offensiva. Come magari lo è stato nella scorsa partita dove ha fatto doppietta, quindi boh, cioè non so che dire, raga. Male Bentancur, l'unico centrocampista che ha in dote la verticalizzazione, cosa che non usa praticamente mai, potrebbe vivacizzare questa manovra. Io ora, a meno che Pirlo gli ha detto non verticalizzare perché voglio il gioco più brutto degli ultimi 20 anni, e io questo veramente non lo capisco, perché ce li ha le opportunità per verticalizzare, nessuno sembra muoversi, sembra esserci veramente il nulla cosmico in questa Juventus, ragazzi. Quindi veramente non so cosa pensare. Intanto Bentancur porta a casa un 5,5, leggermente meglio di lui Rabiot, perché alla fine sì, procura il rigore, ma è l'unico centrocampista che un po' si propone, un po' fa qualcosa, prova a fare qualche filtrante, prova a stravolgere la manovra, ragazzi. L'unico che prova a fare qualcosa, che inserisce, chiama palla, insomma, ragazzi, è discontinuo alla fine. Diciamoci la verità: è discontinuo perché Rabiot è discontinuo. Però alla fine è l'unico che ci mette una pezza ogni tanto, e c'è anche da dire questo per quanto riguarda il centrocampo, anche se il migliore è Arthur, che ormai Pirlo ha deciso di panchinarlo. 4,5 invece per Aaron Ramsey. Ragazzi, con 7 partite ancora da disputare, la stagione di Ramsey rischia di essere veramente disastrosa. Ogni tanto fa un assist, è l'unica cosa che fa buono, però ieri di buone giocate ne ho viste praticamente zero. Praticamente toglie la palla dalla disponibilità di Ronaldo, non capisce gli schemi, cioè questo veramente non lo so, mi sembra spaesato. Forse è troppo abituato al gioco inglese. Però il resto non so cosa dirvi, ragazzi. Benissimo invece anche Cuadrado, che per me è il man of the match. Si porta a casa un 7, ennesimo 7 per Cuadrado. L'unico veramente che riesce a crossare, a fare qualche filtrante, a capire cosa deve fare. Ragazzi, ormai siamo sempre più Cuadrado dipendenti. Cioè, ed è un terzino, il che veramente è impressionante come si è riuscito a fare 18 assist in stagione, ragazzi. 18, una cosa veramente pazzesca. 6 per Paolo Dybala. E sentite, ragazzi, se già la nostra manovra è precaria, io vorrei capire senza Dybala cosa faremo, perché Dybala non gioca attaccante, gioca tutto campista. Si abbassa per cercare di far costruire meglio la manovra con i piedi Ducati che ha, ragazzi. L'unico che crea imprevedibilità è quando si accende la Fiorentina trema. L'abbiamo potuto vedere quando lui si accende, la Fiorentina ha tremato sempre. Quindi veramente non riesco a capire
Perché Pirlo lo faccio abbassare così tanto? Fallo giocare più alto, perché comunque meglio di Morata ti fa, anche se Morata in realtà è l'ultimo dei colpevoli, almeno per ieri. Ronaldo 5, sembra che si stia gestendo in vista dell'Europeo, ragazzi, una cosa veramente che fa male solamente pensarla, ma veramente sta facendo cagare Ronaldo. Chi dice il contrario e chi dice il contrario non ha per niente ragione, almeno secondo i miei punti di vedere. Sono 4 partite che non segna. È praticamente da un bel po' che ci sono queste prestazioni in colore, specie nel momento che conta, quando era in realtà il suo marchio di fabbrica esserci nel momento che conta. 6 per McKennie, subentrato, non era difficile. Non era poi così difficile, ragazzi, fare meglio di Ramsey, lui ci è riuscito. Cioè, lui è riuscito a non fare meglio di. Cioè, avete capito quello che voglio dire, ragazzi? Oggi proprio le parole non mi vogliono uscire. Però è riuscito a fare leggermente meglio di Ramsey. Un 6 se la porta a casa, deve migliorare il suo problema all'anca, perché anche lui è uno dei pochi che veramente si propone, che ha un ottimo atteggiamento. Veramente, ragazzi, non vedo l'ora che torni in chiesa, perché sta squadra senza lui non gira. Bene Kulusevski, quando gioca così è un piacere vederlo giocare. Tecnicamente c'è, ha messo veramente un bel cross sprecato malamente da Cristiano Ronaldo. Ha fatto comunque delle belle giocate, ha fatto bene il subentrato, cosa che non riusciva all'inizio. Lui all'inizio, quando giocava titolare, era forte, poi quando era da subentrato faceva cagare. Ora sta giocando molto più spesso nel suo ruolo. Vedremo se riuscirà a mantenersi su questi livelli, però per ora sta giocando bene, almeno nell'ultimo periodo sta facendo vedere qualcosa di buono. 7 per Morata, subentrato, fa un bel gol di sinistro a giro. Premettiamo che secondo me quello era un cross, poi non so, ragazzi, però secondo me quello era un cross, non lo so, il mio intuito mi dice questo, perché io sono mancino, rientro spesso sul destro magari per crossare e creare imprevedibilità perché so crossare di destro e lo metto morbido. È praticamente quello che ha fatto lui, è stato anche sorpreso il portiere, poi non lo so, io non voglio screditarlo, però comunque fatto sta che quando è entrato al di là del gol ha giocato un'ottima partita. Male Pirlo che adesso ha tutte le colpe di questa Juventus, ragazzi, tutte le colpe ormai vengono da lui, vengono dalla società che l'ha messa alla guida della Juve, troppo 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 inesperto, avrebbero dovuto parlare più colloqui per avere questo allenatore, perché ragazzi veramente è un 4-4-2 così, te lo so mettere pure io, ragazzi. Ragazzi, un 4-4-2 con giocatori che possono fare sia fase offensiva che fase difensiva, ovvero gli esterni in questa situazione, te lo so mettere su anch'io. Quindi veramente fate le cose che potremmo fare tutti, manovra precaria, ragazzi, scelte di formazione sbagliate, cioè come fai a mettere Ramsey in mezzala che già dalla sinistra non ti va bene. Quindi veramente io non ho più, boh, non so più cosa dire, ragazzi, veramente. Quindi Pirlo ha perso anche la mia fiducia. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo, se sei d'accordo con me, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto e noi ci vediamo.